Alla Mole noi abbiamo, a partire da domenica scorsa, intrapreso questa iniziativa su suggerimento di un'artista ucraina, la quale si è fatta un po' promotrice di questa iniziativa, di raccolta dei farmaci da spedire chiaramente in Ucraina per le prime necessità. Sono farmaci soprattutto antibiotici, antivirali, cortisonici, che sono chiaramente i farmaci di primo intervento. Abbiamo voluto dare questo segno, come d'altro canto abbiamo dato il segno annullando una retrospettiva di un regista russo. Tutti atteggiamenti che vanno nella direzione di segnare un atteggiamento partecipativo nei confronti dei visitatori del museo rispetto a una drammaticità che si è venuta a verificare, che è quella dell'invasione dell'Ucraina, che noi condanniamo con tutta la nostra forza, e proprio perché siamo convinti di dover rappresentare anche gli elementi e i criteri di libertà assoluta, vogliamo dare un contributo attraverso la raccolta dei farmaci, che è l'iniziativa che ci è sembrata più plausibile. Non è detto che presto ne possiamo assumere delle altre. È chiaramente la volontà di sostenere, di stare vicino al popolo ucraino che sta vivendo questo dramma. Adesso ci sono anche alcune farmacie che a loro volta hanno raccolto dei farmaci che si sono rivolti a noi come elemento di diciamo collettore, per, visto che abbiamo instaurato questo canale di trasferimento di questi farmaci. Di conseguenza abbiamo già fatto 2 o 3 spedizioni e ogni giorno raccogliamo tanti farmaci. Il tema della cultura: la cultura aggrega, la cultura unifica, la cultura è senza colori, e questo naturalmente è un po' il segnale che noi vogliamo rappresentare. Mi auguro e spero che anche il popolo russo, il popolo, reagisca contrastando l'azione dell'attuale governo russo, perché lo si vedono tanti casi, il direttore, la cantante lirica, ecco, tutti questi aspetti sono aspetti che fanno emergere l'assoluta volontà, anche attraverso la cultura, di veicolare un messaggio di pace, nella speranza che anche questo, insieme a tutte le altre cose che vengono fatte, possa servire a risolvere questa drammatica situazione. Naturalmente noi siamo legati a delle associazioni, al consolato ucraino e ai contatti, vengono trasferiti praticamente tutte le settimane e vengono attraverso la Polonia portati in Ucraina e distribuiti naturalmente attraverso delle onlus o attraverso diciamo, gli organismi che generalmente si occupano di queste cose alle persone che ne hanno bisogno.